Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, non so quando, buonanotte, non so quando guarderete questo video. Allora, in questo video sostanzialmente vi voglio parlare del kombucha, ok? Il kombucha è uno dei primi, diciamo, prodotti fermentati che si approcciano quando ci si avvicina al mondo della fermentazione. È un fermentato molto interessante e adesso vedremo un po' in generale come si fa kombucha, quali sono le varie problematiche legate, diciamo, alla gestione del kombucha e cercherò di rispondere ad alcune domande, le più importanti, diciamo, almeno quelle che più spesso mi vengono fatte e che anche, diciamo, qualcuno di voi mi ha girato tramite i social nei giorni scorsi. Ecco, cercherò di rispondere a queste domande per appunto aiutarvi a fare, diciamo, a casa nel modo migliore possibile questa bevanda. Ok? Voglio dirvi che nei prossimi giorni arriverà un altro video invece dove parlerò della seconda fermentazione della kombucha. Quindi in questo video noi ci limiteremo a parlare di tutto ciò che riguarda la prima fermentazione della kombucha, cioè tutto ciò che sta prima dell'imbottigliamento. Quindi, allora, partiamo con delle domande sostanzialmente. Cioè, questo video è strutturato in tante domande e io risponderò a tutte queste domande che mi sono arrivate. Allora, la prima domanda, quella più diciamo che può sembrare più scontata, alla quale però bisogna rispondere, che per molti, diciamo, effettivamente è una domanda che si pongono, che cos'è il kombucha, no? Il kombucha o la kombucha in base a come vogliamo chiamarla. Allora, il kombucha è una bevanda fermentata probiotica, ok? Che cosa significa probiotico esattamente? Probiotici sono dei microrganismi che hanno la capacità, la facoltà di entrare all'interno del nostro organismo tramite, ad esempio, la kombucha, di superare la barriera acida del nostro intestino, del nostro stomaco, e arrivare vivi all'interno dell'intestino. All'interno dell'intestino cosa fanno? Loro colonizzano sostanzialmente alcuni tratti intestinali e svolgono delle funzioni, diciamo, utili al nostro organismo e utili anche, diciamo, alla loro sopravvivenza. Ok, quindi queste colonie di microrganismi si trovano nella kombucha. Ok, e noi assumendo kombucha assumiamo anche questi microrganismi. Probiotico significa questo, ecco, che probiotico significa che aiuta la vita, ok? Questi microrganismi nel nostro intestino aiutano molte funzioni del nostro metabolismo, come ad esempio la digestione, come ad esempio l'assimilazione di alcuni nutrienti, come ad esempio la disponibilità di enzimi o anche la disponibilità di acidi. Poi vedremo un po' nel dettaglio questi aspetti. Quindi, questa è la risposta alla domanda: che cos'è la kombucha? L'altra domanda che spesso viene fatta è: qual è l'origine di questo alimento fermentato? Allora, è difficile effettivamente rispondere in maniera precisa a questa domanda. In tutta onestà, io non saprei rispondervi perché ho trovato, leggendo, diciamo, varie fonti, che un po' le origini della kombucha vengono bene o male attribuite ad una zona che va tra la Cina e la Russia, sostanzialmente. Da quello che io ho letto su alcune delle cose più affidabili che mi è sembrato di leggere, l'origine reale della kombucha è, diciamo, da attribuire alla Cina in un periodo che va più o meno a un migliaio più o meno di anni fa, ok? In quel territorio la kombucha è nata e da lì poi nel tempo è stata esportata al di fuori della Cina, soprattutto in due zone che l'hanno saputa, diciamo, sfruttare molto bene: il Caucaso
che poi un'altra regione a cui viene attribuita l'origine della kombucha è la Russia. Idem, diciamo, anche alla Russia viene attribuita l'origine della kombucha. In Russia in particolare, kombucha ha avuto molta fortuna negli anni passati perché la Russia è il paese del mondo, forse insieme alla Cina, ma forse anche più della Cina, dove la kombucha è stata realmente studiata da un punto di vista quasi, diciamo, non solo quasi, realmente universitario, per i suoi effetti benefici sul nostro organismo. E infatti molti degli studi che noi oggi troviamo sul kombucha derivano proprio da studi che sono stati fatti in Russia. Quindi, diciamo, questo è un po' per rispondere alla domanda qual è l'origine del kombucha. Allora, la composizione, cioè di cosa è composta il kombucha, qui parlo di bevanda già fermentata, quindi noi troviamo all'interno del kombucha troviamo uno 0,5% massimo 1% di alcol, quindi una quantità di alcol molto bassa. Troviamo degli acidi, ad esempio acido acetico, acido lattico, acido glucuronico, acido butirico, usnico, malico, ossalico e vari. Così. Troviamo degli enzimi, troviamo degli acidi nucleici e troviamo poi cosa? Troviamo dei batteri, ok? Batteri e lieviti. Ok, questi batteri e lieviti sono di diversa natura, generalmente ci sono Acetobacter ketogenum, Pichia fermentans, ci sono dei brettonomiceti, dei zigosaccaromiceti, saccaromiceti vari, i saccaromiceti sono dei lieviti sostanzialmente, quindi in linea generale troviamo, diciamo, questo tipo di microrganismi e in realtà poi anche tanti altri. È difficile stabilire il tipo di microrganismo presente all'interno della kombucha proprio perché ogni coltura è diversa dalle altre, no? E quindi ogni coltura, man mano che diciamo, popola una casa, un ambiente, eccetera, si arricchisce o si impoverisce di qualche tipo di microrganismo. Quindi questi sono semplicemente dei nomi che generalmente troviamo nel kombucha. Ok? Ecco. Come l'altra domanda a cui rispondere è come si prepara il kombucha? Ok? Allora, vi do una ricetta, poi magari la guardiamo più nel dettaglio o comunque la possiamo affrontare se avete delle domande da farmi sotto nel video. Allora, generalmente per preparare la kombucha si utilizza 1 litro di tè freddo, quindi già infuso. Una quantità di zucchero bianco che va dai 70 ai 100 grammi circa e la madre che come vedete è questa qua, ok? La madre generalmente viene chiamata in termini, diciamo, tra i fermentatori viene chiamata con questo pseudonimo, diciamo, che è SCOBY. Ok, questa parola SCOBY è un acronimo che tradotto dall'inglese significa coltura simbiotica di lieviti e batteri. Allora, cosa significa coltura? Beh, la coltura è proprio diciamo, la madre, si chiama anche madre in generale, è proprio diciamo, il substrato. Ok, questa qui è una coltura, è un luogo che raccoglie insieme i microrganismi. Ok, quindi coltura simbiotica. Simbiotica cosa significa? Che in questa cultura, in questo ambiente, vivono insieme, quindi vivono in una modalità che è appunto quella di una simbiosi, cioè la simbiosi è una modalità di arricchimento reciproco, no? Vivono insieme diversi tipi di microrganismi, appunto, coltura simbiotica di lieviti e batteri. Quindi i lieviti e i batteri vivono in questa, diciamo, cultura in maniera simbiotica. Ok? Questo acronimo in inglese viene tradotto in SCOBY. Ok? Quindi spesso si sente parlare di SCOBY, si sente parlare di madre e anche me sentirete dire in questo video la madre, lo SCOBY. Ecco, parliamo sempre della stessa cosa. Ok? Quindi
Quindi per preparare la kombucha ci serve una madre, come questa qui, 70-100 grammi di zucchero bianco e un litro di tè freddo. Okay? Si fa bollire l'acqua, si fa l'infusione come normalmente la fate, poi vedremo nel dettaglio questi aspetti, si scioglie dentro lo zucchero, si fa raffreddare l'infusione e dopo si immerge dentro la madre. Okay? Questo è come si prepara il kombucha. Un'altra domanda, è dove si trova la madre o lo scoby del kombucha? Ok, allora, generalmente esistono dei gruppi su Facebook o esistono dei siti che donano le madri o gli scoby del kombucha. Quindi il mio consiglio è di cercare questi gruppi su Facebook. Nella mia pagina, nelle note, c'è un articolo dove si parla proprio dei vari gruppi presenti su Facebook, vari gruppi di fermentazione presenti su Facebook, e sono citati alcuni gruppi dove potete trovare con le caratteristiche di questi gruppi, e sono citati appunto i gruppi dove potete trovare le madri di kombucha o i grandi kefir o altro. Okay. Quindi generalmente viene donata da chi l'ha in eccesso. Altre volte si trova anche in vendita, ormai su internet si trova facilmente anche in vendita, ma il mio consiglio è di farvela donare perché effettivamente non costa nulla, pagate una spedizione e ricevete gratuitamente una madre, uno scooby di kombucha, diciamo, è tutto molto così semplice. Ok. Quindi questo è dove troviamo e come troviamo lo scoop. Poi magari nei commenti del video inserirò qualche nome di qualche gruppo dove trovare le madri di kombucha. Ok. Un'altra domanda che mi è stata fatta è questa qua: si può creare uno scoop, cioè una madre, dal nulla? Allora, non lo so. Esattamente, io credo che in qualche modo questa madre deve essere nata. Essendo la kombucha un prodotto molto affine all'aceto, credo che questo accada, no? Quindi credo che si possa fare. Io non l'ho mai fatto. Se però volete produrre uno scooby partendo da un qualcosa di sicuro, voi potete fare in questo modo molto semplice: acquistate nei negozi che vendono prodotti biologici, normalmente vendono delle bottiglie di kombucha in frigo, ne acquistate una e con un 10% di questo succo che acquistate aggiungete altre 9 parti di succo, quindi 100 ml di succo, aggiungete altri 900 ml, e in questo modo nel tempo di 15 giorni circa voi avete la nuova madre che si è formata in superficie. Questo è un modo molto veloce per crearsi a casa una madre in autonomia, ok? Se non volete cercarla in giro. Partendo ovviamente dalla ricetta che avevo detto prima, quindi tè zuccherato e aggiungete dentro direttamente la kombucha pronta. Ok? Bene, un'altra domanda che mi è stata posta è questa qua: quanto lasciare in infusione la spezia, cioè il tè che generalmente si usa nell'acqua? Allora, dipende, ok? Diciamo che dipende molto dal nostro gusto e dalla nostra anche sensibilità, ad esempio, alla caffeina presente nel tè, ok? Quindi maggiore sarà il periodo di infusione del tè o della tisana, e maggiore ovviamente sarà il sapore e anche le sostanze, ad esempio come gli antiossidanti, che verranno estratti dall'erba, ok? E quindi maggiore tempo, maggiore sapore, maggiore anche minerali, eccetera. Se si vuole un sapore più leggero, basta tenere, diciamo, l'infusione in un tempo più breve, quindi un quarto d'ora, un'ora. Io di solito lo lascio una notte intera perché mi piace molto il sapore del tè, okay? E non soffro molto la caffeina. E, boh, quindi questa è la risposta a quanto lasciare in infusione le erbe. Un'altra domanda mi chiede se è meglio utilizzare i tè in filtri o sfuso. Allora, in teoria si possono usare entrambi,
questi tipi di tè, ma in pratica è meglio utilizzare il tè sfuso per almeno due ragioni. La prima è che il tè sfuso costa molto meno del tè in filtri. La seconda, non diciamo tanto indifferente, è che i tè in filtri sono imbustati nella carta. E cosa succede? Quando noi facciamo un'infusione di tè, facciamo anche un'infusione di carta. E quindi se nella carta ci sono colle, inchiostri, sbiancanti o altre sostanze che molto probabilmente vengono utilizzate per lavorare quella carta, ecco, queste sostanze finiscono nel tè che noi andremo a bere. E quindi non so se è diciamo una cosa auspicabile da fare. Quindi secondo me è meglio utilizzare tè sfuso, anche perché costa meno. Allora, altra domanda molto interessante. Si può fare il kombucha con un altro infuso? Allora, si può assolutamente fare il kombucha con altri infusi, però bisogna stare attenti alle seguenti raccomandazioni. Allora, uno, l'erba da usare deve essere adatta al consumo, diciamo, umano, no? Quindi, ad esempio, possiamo fare un infuso di melissa, un infuso di tiglio e possiamo fare la nostra kombucha, no? Però, ovviamente, se noi utilizziamo un'erba, ad esempio, come l'iperico, come altre erbe che hanno delle caratteristiche, diciamo, come dire, dei principi attivi particolari, ecco, su quelli più che altro stare attento a comprendere se sono adatti al nostro consumo. Quindi prima di utilizzare un infuso, soprattutto un infuso che non avete mai utilizzato, meglio capire se è adatto al vostro consumo. Quindi questa è la prima raccomandazione. La seconda ovviamente è che non abbiano sostanze nocive, quindi che non siano erbe tossiche da utilizzare in infusione. La terza considerazione è l'attenzione ai fenoli, agli oli essenziali contenuti in queste piante, perché potrebbero interagire con i microrganismi e quindi potrebbero, diciamo, danneggiare il processo di fermentazione, ok? E ridurre l'attività del vostro scopo, ok? E poi basta. Diciamo che la cosa migliore, comunque, tradizionalmente, la kombucha viene consigliata, diciamo, di fare con il tè nero. Il tè nero è l'infuso più utilizzato. Si può utilizzare anche il tè verde, ma sembrerebbe che il tè nero sia per le sue caratteristiche, come dire, di contenuto, sia la cosa migliore da utilizzare. Ma si può comunque fare con altre tisane. Ecco, soprattutto per i suoi effetti terapeutici. Gli effetti terapeutici della kombucha sono stati studiati sul tè nero, ok? Quindi di quello si sa esattamente quali sono. Altra domanda: per fare il kombucha con un altro infuso, posso usare una madre di un infuso diverso? Quindi fare con la madre di un infuso di tè, fare un infuso di melissa? Sì, si può assolutamente fare, anche se sembra che i risultati migliori si hanno quando una madre cresce sulla stessa infusione. Ok, quindi si hanno, da un punto di vista organolettico, i risultati migliori, però si può incrociare senza grossi problemi. Una domanda molto importante invece è questa qua sullo zucchero. Che zucchero utilizzo per la kombucha? Allora, diciamo che lo zucchero bianco è il migliore in assoluto, perché appunto durante la fermentazione viene facilmente scisso in glucosio e in fruttosio in porzioni identiche, ok? Quindi noi abbiamo una identica quantità di questi due zuccheri semplici nella nostra kombucha. Il glucosio verrà utilizzato dai lieviti per dare origine agli acidi che abbiamo detto prima, quindi il glucuronico, l'usnico, eccetera, eccetera. Darà origine a vitamine, ovviamente tutte queste cose qua vengono sintetizzate dai microrganismi,
specialmente vitamina C e del gruppo B, e a sostanze antibiotiche e ad anidride carbonica. Ok? Il fruttosio invece ne rimane una piccola parte, anch'esso viene convertito dai microrganismi, utilizzato nel metabolismo dei microrganismi, ma ne rimane una piccola parte nella bevanda che, essendo molto più, avendo un indice glicemico molto più alto del glucosio, lascia, diciamo, una traccia dolce all'interno della bevanda. In sostanza, diciamo, lo zucchero bianco che molti considerano a ragione una sostanza nociva per la nostra salute, non dobbiamo considerarla in questo modo quando la utilizziamo nei nostri fermenti, perché è da nutrimento per i microrganismi e che, diciamo, ne traggono il miglior vantaggio possibile. In più, diciamo, utilizzare zuccheri integrali potrebbe interagire, i minerali dello zucchero integrale potrebbero interagire con il metabolismo dei microrganismi, andando un po' ad alterare le fermentazioni. Aggiungo anche questo sul miele: si può utilizzare il miele anche nella fermentazione del kombucha. C'è una bevanda specifica che viene fatta col miele, con il tè verde, una sorta di kombucha. Si può utilizzare, però bisogna stare attenti perché il miele contiene anche, soprattutto se fatto molto bene, contiene propoli. La propoli è un antibatterico naturale, quindi è un antibiotico naturale. Quindi bisogna stare attenti, diciamo, perché nel tempo potrebbe andare ad alterare sempre la funzione, del metabolismo del nostro scubi, dei nostri amici microrganismi. Benissimo, altra domanda: come si conserva il kombucha? Allora, normalmente, una volta fatto il nostro infuso, una volta messo dentro la nostra madre nella bevanda, noi dobbiamo conservarlo ad una temperatura tra i 20 e i 27 gradi, coperta, come vedete qua, con una garza, perché la fermentazione della kombucha è assolutamente aerobica, ha bisogno proprio di ossigeno per fermentare. Se noi la chiudiamo, nel giro di qualche mese, la madre pian piano si scioglierà completamente nel liquido, ok? Perderà proprio effetto, ok? E l'ossigeno è fondamentale anche per i microrganismi per produrre proprio la madre, che ad ogni ciclo si rinnova. Quindi ogni ciclo che noi facciamo la kombucha, creiamo uno strato nuovo di madre. Ok? Quindi noi, una volta fatto la nostra bevanda, messo dentro il nostro scooby, lo conserviamo tra i 20 e i 27 gradi. Dove lo conserviamo? Lo possiamo tenere tranquillamente in un mobile, in dispensa, da qualche parte appoggiato, diciamo, su un mobile. L'importante è non tenerlo esposto ai raggi diretti del sole. Ok, per il resto può stare tranquillamente in cucina, nel nostro ambiente, senza problemi. Ecco, un'altra cosa molto importante è tenerla separata da altri fermentati, soprattutto ad esempio dal kefir, perché i microrganismi del kombucha, attraverso la garza, facilmente possono migrare in altri alimenti fermentati, andare, diciamo, a contaminare. Altra domanda: quanto tempo si lascia fermentare il kombucha e quando è pronto? Allora, normalmente il kombucha, diciamo, è una domanda a cui è difficile un po' dare una risposta secca. Generalmente il kombucha, in base all'attività della nostra madre, l'attività fermentativa, generalmente è pronto dopo 7-15 giorni, a volte anche 20 giorni nei casi più estremi, no? Quindi questo dipende dalla composizione della madre che noi abbiamo, che ci hanno dato, che noi abbiamo. Ok, in linea generale, il tempo di maturazione della nostra kombucha è questo qua. Altra domanda: come faccio a capire che è pronto? Che sapore ha?
Allora, anche questa, diciamo, è una domanda a cui è difficile dare una risposta secca. Diciamo che normalmente, il sapore tipico della kombucha, è gradevolmente acetico, acido, leggermente dolce, con una gradevole presenza di bollicine, diciamo, che rendono la bevanda leggermente frizzante. Ok, questo è un po' come deve essere. Poi, in base al nostro gusto personale, possiamo decidere di farla fermentare un po' di più fino ad abbattere completamente gli zuccheri e diventerà sempre più acetica. Se invece ci piace leggermente dolce, possiamo tenerla un po' meno in fermentazione. Ok? Altra domanda: si possono usare utensili di acciaio nella preparazione del kombucha? Assolutamente sì, non c'è nessun problema. L'importante è che siano di acciaio inossidabile, non di alluminio, non di rame, perché diciamo l'alluminio e il rame si ossidano quando entrano in contatto con alimenti troppo acidi. Okay. Altra domanda, siamo quasi alla fine. La coltura, cioè la madre, galleggia o sta sul fondo? Allora, questo dipende molto diciamo da che punto siamo. Normalmente quando noi facciamo la kombucha per la prima volta e facciamo il nostro infuso zuccherato, freddo e mettiamo dentro la nostra madre, generalmente la madre va sul fondo, ma non ci dobbiamo preoccupare perché dopo qualche tempo, diciamo una settimana, sulla superficie si creerà un nuovo strato, all'inizio quasi trasparente, quasi diciamo invisibile, che nel tempo diventerà sempre più bianco, lattiginoso, e che è la nuova madre che si sta formando. Ok? Quindi all'inizio, la prima volta, è probabile che la madre affondi sotto, ma successivamente la vedremo sempre galleggiare. Quindi normalmente galleggia la madre della kombucha. Ecco, una domanda molto interessante a cui rispondere. È questa qui, sulla caffeina contenuta nel tè. La caffeina rimane ancora dopo la fermentazione? Allora, dipende molto. Da cosa dipende? Allora, ho fatto un po' di ricerche in giro. Allora, secondo il sito Caffeine Informer, loro sostengono che, da studi che hanno fatto, che circa un terzo della caffeina contenuta nella kombucha rimane nella bevanda dopo la fermentazione. Però questo tipo, diciamo, questo terzo di caffeina che rimane, la quantità di questa caffeina che rimane dipende molto da come noi abbiamo fatto il tè, ok? Quindi proprio perché dipende dal tipo di tè che noi andiamo a utilizzare. Se utilizziamo un tè verde che ha un basso contenuto di caffeina, allora quel terzo sarà molto basso. Se utilizziamo un tè nero, quel terzo sarà un po' più alto. Se utilizziamo ad esempio un kukicha, che è un tè privo di caffeina, non avrà caffeina all'inizio, non avrà caffeina dopo. Infatti la domanda successiva è come ridurre o eliminare l'apporto di caffeina nel kombucha, e la risposta che posso dare è utilizzare delle erbe sicure come la melissa, come il tiglio, come il rosmarino, che ne so, oppure utilizzare dei tè senza caffeina, come il kukicha, generalmente chiamato bancha, ma la bancha è una pianta, ok? Del bancha bisogna utilizzare il kukicha, che sono i rametti fermentati. Altra domanda: una volta pronta, come conservare la kombucha? Allora, una volta che la kombucha è pronta, noi dobbiamo separare la madre dalla bevanda. Quindi generalmente c'è chi asporta la madre dalla bevanda, imbottiglia la bevanda e poi rifà tutto il processo da capo. Ok, io invece semplicemente, tenendo la madre nel vaso, verso tutto nelle bottiglie. Allora, una volta che abbiamo fatto questo, quindi abbiamo ottenuto la nostra bevanda, come conserviamo la bevanda? Ecco, questo è molto importante. Abbiamo detto che nel prossimo video parlerò della seconda fermentazione, cioè noi, partendo da questa bevanda, possiamo fare un'ulteriore fermentazione, che si chiama anche carbonazione, che ci porterà ad avere una bevanda
molto frizzante nel tempo, ok? Vedremo nel prossimo video come fare questo. Per adesso, se noi vogliamo consumare la kombucha subito, possiamo farlo, ok? Ma dobbiamo stare attenti ad utilizzare delle bottiglie che a conservarle in bottiglie che mantengano la pressione. Quindi bottiglie della birra, bottiglie del Lambrusco, del Prosecco, ecco, tutte bottiglie che tengano la pressione. Non utilizziamo le classiche bottiglie qua perché queste bottiglie, se chiuse, tappate, sigillate, potrebbero accumulare troppo gas all'interno e potrebbero esplodere. Quindi è pericoloso fare questo. Se vogliamo conservare la kombucha in queste bottiglie, dobbiamo conservare le bottiglie in frigo in modo che il freddo rallenti la fermentazione. Ok, quindi attenzione a che tipo di bottiglie utilizzate. Se siete in dubbio su cosa state usando, se non sapete se va bene o meno, scrivetemi un messaggio, scrivetemelo su YouTube, scrivetemelo sulla mia pagina Facebook o Instagram. Io rispondo sempre e vediamo insieme se le bottiglie vanno bene, ok? Stavo guardando se c'era una bottiglia da farvi vedere, da non utilizzare. Ad esempio, vi faccio vedere questa. Ecco, vedete, questa qui a destra è la bottiglia da non utilizzare perché queste bottiglie non sono adatte a contenere la pressione, mentre questa bottiglia è una classica bottiglia da vino, ok, da vino frizzante. Questa è una bottiglia che è adatta per la conservazione della kombucha, non solo della conservazione ma anche della seconda fermentazione. Ma qui siamo sicuri che non accade niente. Con questa, se non la teniamo in frigo o al fresco, in pochi giorni potrebbe esplodere. Attenzione, Pietro. Ok, ultima domanda. Quanta kombucha posso bere? Allora, questa è una domanda anche questa molto interessante. Allora, dipende molto dalla risposta del nostro organismo. Come spesso dico nei corsi o nei video, i cibi fermentati non sono la cura a tutti i nostri problemi, non sono dei farmaci che noi possiamo assumere e che risolvono i nostri problemi. I cibi fermentati sono un complemento, sono un'aggiunta utile alla nostra, diciamo, alla nostra alimentazione. Sono qualcosa che ci aiuta a star meglio, ma quando partiamo diciamo, da un corpo, da un fisico, da un terreno che è già, diciamo, sano, che sta già bene, ok? Quindi, in base alla risposta che il nostro organismo darà dopo l'assunzione della kombucha, noi potremo capire quanto assumerne, ok? Quindi, se è la prima volta che assaggiate il kombucha, vi consiglio di assaggiarne mezzo bicchiere e di vedere nelle 24 ore successive cosa accade. Se non accade nulla, potete tranquillamente continuare a consumarne. Se invece notate dei dolori, dei gonfiori o altro, ecco, allora forse è meglio fermarsi. Magari significa che la kombucha non è adatta al vostro tipo di organismo. Magari sono adatti altri tipi di alimenti fermentati. Quindi non significa che tutti gli alimenti fermentati non andranno bene, ma significa solo che il kombucha non è adatto forse a voi, magari anche solo in quel momento, magari tra qualche mese potrebbe andare meglio. Ok, quindi dovete testarlo sulla vostra pelle, diciamo, quanto consumarne. Ok? Bene, queste sono le domande che ho ricevuto. Vi ringrazio moltissimo per avermi seguito. Se vi è piaciuto questo video, vi chiedo di mettere un bel like al video e di seguire il canale, così aiutate il mio ego ad ingrandirsi sempre, sempre di più. No, scherzo, aiutate comunque, diciamo, mi aiutate nella diffusione di questi dei messaggi relativi ai cibi fermentati. E seguite anche la mia pagina Facebook, seguite anche la mia pagina su Instagram. Da poco sono anche su MeWe, ho creato
un gruppo di fermentazione su MeWiki, quindi chi si trova su questo social network può aggiungersi e anche lì ricevere, diciamo, assistenza o fare domande. Ok? Bene, grazie a tutti, a presto, ciao!